Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere Eurasia. Allora, alla luce del recente forum eurasiatico di Verona è emersa l'importanza appunto dell'area eurasiatica. Ecco, qual è la valenza del sesto seminario italo-russo che si sta tenendo oggi qui a Milano? Questo è un seminario tradizionale che facciamo ogni anno, che verte prevalentemente sui rapporti tra l'Italia e Russia. E ovviamente a noi interessano le aziende della struttura economica lombarda e milanese, che sappiamo essere molto impegnato nella farmaceutica, nella meccanica innovativa, nel tessile, nell'abbigliamento e nella moda di altissimo segmento. Ecco, i dati che sono stati diffusi stamani parlano di un certo, diciamo, consolidamento delle relazioni fra Italia e Russia a dispetto delle sanzioni, anche se non mancano situazioni di criticità come emerso quando si è parlato per esempio dei rapporti di dipendenza strategica, quindi dell'energia. Ma guardi, i rapporti economici, i rapporti commerciali nel 2017 sono aumentati notevolmente, hanno superato il 20%, anche per quanto riguarda questa regione, se vogliamo rimanere in questa regione. Se parliamo a livello italiano sono aumentati anche del 25%. E in testa agli aumenti ci sono ovviamente i macchinari e all'interno dei macchinari c'è la meccanica e la meccatronica. Per quello che riguarda l'energia, io non capisco cosa vuol dire la dipendenza energetica. Per me il fatto che la Russia ha un ruolo importante nell'esporto di materie energetiche in Europa è un problema di maggiore sicurezza da parte dell'Europa. Quindi non vedo la dipendenza, vedo che l'Europa, se vuole riscaldarsi, non può fare a meno delle materie energetiche russe.